però dalla parte in cui solitamente stanno gli attori. Noi facciamo questo spettacolo che non è esattamente uno spettacolo, è più un viaggio nella storia del teatro. Il teatro significa letteralmente luogo in cui si guarda, cioè i greci vanno al teatro per guardare, per vedere accadere qualcosa. Questa è la pianta del teatro di Tridauro. Posti a sedere previsti 25.000, spettatori previsti 25.000, perché tutti andavano al teatro. Piaceva tantissimo il teatro. La tragedia è un'opera di una certa lunghezza, questo lo dice Aristotele, di una certa lunghezza che ha in sé una storia compiuta in cui ci sono delle azioni. Immediatamente il teatro non ne parlava. Cioè nel teatro si compiono delle azioni, perché bisogna vedere che cosa succede. Però i greci recitavano con le maschere, perché? Recitavano con le maschere, alcuni hanno detto per amplificare il suono della voce erano costruiti un po' come i megafoni. Questo fa un po' dubitare. In realtà le maschere portavano già dei segni, nel senso che ogni maschera era un carattere ben preciso, perché a 45 metri ho realmente bisogno di vedere che diavolo di emozioni stanno passando dentro a quell'uomo. Però il coro e il teatro per i greci non è un momento in cui si va a guardare semplicemente qualche cosa, no, è un momento assembleare, è un momento in cui i cittadini entrano in teatro, si portano dietro le loro paure, ci sono paure più di serie A, diciamo, paure di serie B. Le paure di serie A sono quelle che vengono affrontate dagli autori, dai poeti greci, dai poeti classici. Un altro autore importante è Sofocle. Sofocle aumenta il numero degli attori, diventano 3, diminuisce un po' il numero del coro, affronta altre tematiche, tra cui prendersi la responsabilità sulle proprie spalle e nella propria coscienza anche di fatti che non abbiamo commesso ma che disgraziatamente ci sono cascati addosso. Edipo è un esempio di questi. E il problema di Edipo è che ha ammazzato il padre, essenzialmente. Questo è il fatto più importante all'interno. Un parricidio molto più grave dell'incesto. Come tutti i momenti di decadenza, lo sapete perfettamente, lo sguardo delle persone si stringe. Quando abbiamo paura, quando abbiamo dei problemi, tutto si fa più piccolo. Dal sociale si passa ai noi, al privato, pensando che quello sia la soluzione dei nostri mali. Euripide concentra il proprio sguardo su tante cose. Una in particolare che noi vi faremo vedere è una donna, Medea. Medea è una donna che si innamora di un uomo, di un bello mancione greco, con un quoziente intellettivo non molto alto. Sinceramente Giasone è un personaggio che insomma lascia abbastanza perplessi. Giasone va a pretendere la restituzione di un trono. Va da un re e dice: guarda, quel trono su cui siedi è mio. Ora potete immaginare bene, la persona che è seduta sul trono immediatamente dice: guarda, forse hai sbagliato qualche cosa. Costruisce una nave che si chiama Argo, ci butta dentro delle persone che si chiamano Argonauti, tra i quali ci sono anche dei bei personaggi, e salpa, arriva là dove questo bello d'oro è custodito. Arriva e dice: guarda, io vorrei il bello d'oro, perché dall'altra parte c'ho da risolvere uno scambio con un trono. Ovviamente mi hanno detto: no, bello d'oro non... sì, vabbè, allora te lo diamo, basta che te fai due o tre cose abbastanza semplici, tra cui domare dei tori enormi, arare un campo, seminarlo con dei denti di drago, dai denti di drago salteranno fuori dei guerrieri invincibili, e poi, fatto questo, tu li dovrai ammazzare tutti, fatto questo ti verrà dato il bello d'oro. Naturalmente ci sono altri problemi, una serie di altri problemi, tra cui questo re che non vuole mollare. Allora Medea dice: guarda, non ci sono problemi, ci possiamo sbarazzare di lui, io posso inventare una scusa per le figlie e così ci toglieremo dalle scatole il padre. Dice: qual è la cosa? Chiama le figlie e dice: guardate, io ho visto che vostro padre è particolarmente invecchiato in quest'ultimo periodo, si vede, ha un po' pelle grinzose, tutto quanto. E ho la soluzione, sono una maga, voi lo prendete, lo uccidete, lo buttate dentro un pentolone bollente, poi quando lo tirerete fuori sarà vivo. La cosa convince le figlie, da che si dimostra che solo Atene era un centro di intelligenza, adesso la Grecia fa creduloni. Ovviamente viene tirato fuori e disgraziatamente ovviamente è morto, e sono nuovamente costretti a scappare. Voi vi trovate ora nel momento in cui Medea rinfaccia a Giasone
proprio quello che Giasone sta proponendo, cioè che lei se ne vada e lasci campo libero alla giovane Creusa. Io voglio incominciare dal principio. Quando tu fosti mandato ad aggiogare i tori che soffiavano il fuoco e a seminare il campo della morte, fu io a salvarti la vita. Lo sanno bene i greci che con te salirono sulla tua nave, Argo. E il serpente, che sorvegliava insonne il vello d'oro e nel groviglio delle sue spire lo teneva avvinto. Fu io ad ucciderlo e anche questa volta ti salvai la vita. C'erano dei figli! Non ci fossero stati. Avrei potuto anche perdonare questo nuovo amore, ma è che tu hai distrutto tutte le promesse, oh Zeus. Ma perché? Tu ci hai dato i mezzi per capire con certezza se l'oro è falso. Ma perché non esiste un segno che manchi a fuoco? Allora, ovviamente i temi che vengono affrontati alla commedia sono di tutt'altro tipo, tant'è che la commedia ci mette molto, molto a entrare nelle rappresentazioni. Succede ovviamente che c'è un grande scrittore di teatro, Aristofane, che affronta una serie di temi, tra cui uno di cui ha il pallino, che è la pace, e soprattutto il problema che hanno i greci è la guerra, perché ogni 3 anni ci sono 2 guerre in Grecia. Per cui Aristofane dice, va bene, vediamo come si può risolvere. Si può risolvere anche con il riso. Una situazione può essere anche far ridere molto il pubblico per far risaltare una situazione, in modo che sia il riso, tra virgolette, a fustigare il personaggio di turno. Il teatro casualmente è detto con molta ironia, casualmente muore esattamente quando muore una civiltà. Il punto più basso che stiamo toccando in questi ultimi anni, il punto più basso che sta toccando il teatro in questi ultimi anni è segno di una civiltà che ha dei gravi problemi. Da Oltrarpe arrivano questi personaggi, questo è un giullare, arrivano dalla Francia, hanno inventato un nuovo modo di comporre poesia, di unirla a dei suoni, a unirla anche a dei canti e a dei giochi, ovviamente, giocoliere, giullare, quello che volete. Come sarà stato Gesù? Come sarà stata la Madonna? Che cosa dicevano? Cosa parlavano? Anche perché la lingua che gli arriva sbattuta in faccia al popolo è in realtà il latino. Per cui ci sono delle incomprensioni gravissime. Già immaginate il problema di capire chi è la Maria e chi è la Maddalena. Insomma, comincia a essere grave. Per cui, cosa succede? Si entra dall'entrata principale e subito, immediatamente, la Chiesa decide di mettere la bocca dell'inferno. E una cosa che piace molto è la colonna della flagellazione. Cioè, qui, quando arrivano qui, i fedeli vedono Gesù legato alla colonna. Ora, ovviamente potete immaginare, all'inizio sono chiamati dei frati, ai frati uno gli fa, chi è che può fare Gesù? Dio, subito, cioè, senza sapere che poi saranno legati alla colonna e verranno realmente fustigati, perché si vuole vedere il sangue. Da allora i frati non hanno più fatto Gesù, danno tutto a dei giullari che interpreteranno questi ruoli. In Francia si arriva a dover impiegare 350 attori per fare tutti i ruoli, ora potete capire di che cosa sto parlando. Praticamente un enorme musical in cui sono i giullari a gestire i ruoli principali. Le rappresentazioni si chiudono letteralmente, basta, non se ne fanno più, si smette, anche perché i problemi sono tanti, tutto ritorna molto tranquillo. Però i ricchi vogliono divertirsi, hanno scoperto che esiste un modo per divertirsi, e lo sapete bene, nel 400 c'è una riscoperta mostruosa di tutto ciò che è classico, e allora si decide di inventarsi un nuovo modo di scrivere le tragedie, un nuovo modo di scrivere le commedie. Il problema è che gli propongono le tragedie e i ricchi dopo un po'
sulla tragedia svengono. Dice, ma non si può inventarsi qualche cos'altro? C'è qualcosa di comico da scrivere? C'è qualcosa di comico da vedere? C'ha la vita in cura? Io non risi mai più tanto, né credo mai più ridere tanto, né in casa nostra questa notte si è fatto altro che ridere. Mi sento toccheggiare un fianco e darmi qua, sotto il codrione. 5 o 6 colpi maledetti! Io così per il sonno mi corsi con la mano e trovai una cosa soda e acuta! In scambio di Clizia vedemmo Ciro, mio famiglio, ritto sopra il letto, tutto ignudo, che per disprezzo, e mi faceva bocchi e manichetto dietro. E tu te ne ridi? Per ingresso, ci codesto caso, ma non di meno. È impossibile non ridere! Cosa vede il popolo, le persone normali? Ci sono delle compagnie che mettono delle panche, ci appoggiano sopra delle assi e ci saltano sopra e cominciano a recitare. I saltimbanchi. I saltimbanchi sono degli attori. I caratteri che vengono interpretati con la maschera ci sono, lo sapete, Pantalone, il dottor Balanzone, lo Zanni. Per la prima volta sulle assi del palcoscenico sale ufficialmente una donna, cioè la donna ha accesso a recitare la sua voce. Sempre se non vi preoccupate. Immediate sono le condanne, nel senso che come la donna mette piede sopra già si parte con Eva, con tutti gli appellativi che conoscete di Eva. Con il fatto che le donne, le comiche, si spogliano insieme agli uomini dietro alla tenda, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, più grave, quelle donne lì leggono e scrivono esattamente come le streghe, cioè non si sta scherzando, chi sale sul palcoscenico rischia molto, e i comici dell'arte lo sanno. La donna è un finto scoglio nascosta tra pezzoleo. Lei è una punzente spina nascosta tra le rose. Lei è una vipera nascosta tra le... È un ciel che s'oscura. La donna è un animale indomito. Insomma, chi disse donna, disse danno. Allora, questo fanno i comici dell'arte, cominciano a portare una ventata d'aria fresca e di novità, soprattutto perché i comici dell'arte lavorano con una tecnica tutta italiana, che è la tecnica dell'improvviso. Improvviso non ha niente a che vedere con improvvisazione, improvvisazione è quando si sa, si va alla cattedra, quando è nato Dante. Quella è l'improvvisazione. No, il Caravaggio è questo. Che cosa succede però? I comici dell'arte non hanno un pubblico che richiede novità in continuazione, cioè vogliono storie, 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 storie nuove. Ma perché? Perché? Ogni volta che la vedo non riesco mai a dirle quello che provo per lei. La lingua diventa deserto nella mia bocca, sappi? Solo sappia. È roba da mangiare. Appena abbiamo incontrato di fronte a tanta verità, il mio cuore ha suggerito Lelio, una poesia. Sì, una poesia per voi. Favellate, Lelio, favellate. Favello, che bello. Tanto gentile e tanto onesta pare. Sono vostre queste parole, Lelio. Certo, le ho inventate qui, su due piedi. Perdonatemi. Continuate a favellare, Lelio. Mamma o non mamma? Onesta, la donna mia
quando ella altrui saluta, a che sei un fuori con il lingua che sei un vengo, tremando muta, vuol dire che sei un pascolo, che sei un pascolo, sei una bella vaccona, una bella vaccona, una bella vacca, lei no, una no, bella vacca, no, al pascolo, no, dire, qui... ah, ah, è meglio, ah, mi avete mentito, mi avete mentito, no, l'ho fatto per voi, io vi amo, cosa mi ha un culo, una bella vacca. In particolare, durante le commedie messe in scena, ci sono dei momenti in cui dietro le quinte ci si mette d'accordo e dice va bene, in questo momento qua facciamo un lazzo. Molto spesso era l'attore che interpretava quel ruolo che si scriveva il lazzo, per cui era per ricordarsi, passavano poche frasi. Questo qua è una ricostruzione di un lazzo. Gallina sale in compo dentro il corpo. Che ha fatto l'uomo? Mi strappano, è un uomo marrone. Che se non riesco a... Zic-zac. Boia, che mania mi son fatta! Goldoni capisce questa cosa e dopo vi spiegherò meglio perché, ma capisce anche che le maschere sono venute a noia e dice proviamo a togliere le maschere, siamo nel 700, siamo tutti grandi, maggiorenni vaccinati e probabilmente abbiamo capito che la maschera ce l'abbiamo già una, che è sufficiente, quella ce l'abbiamo tutti i giorni, con la quale mascheriamo i nostri sentimenti, le nostre gioie, le nostre paure, le nostre fatiche e quant'altro. Se poi vi sembra di aver giusto motivo di dolervi di lei, pensateci. È molto allegra questa mattina. Quando sono in compagnia sua sono sempre allegrissima. C'è del torto. Non vorrei inquietarmi, ma ho paura non potermi tenere. Che dice ella di queste belle giornate? Con questo ella. Con questo ella. Mi ha un pochino sturbato, signora mia. Stamattina sono stata in complimenti e mi è rimasto il lei tra le labbra. In complimenti! Mi promettete che mi vorrete sempre, sempre bene? Credetemi, domandandomi ciò voglio fare. Ve lo domando perché vorrei sentirmelo replicare ogni ora, ogni momento, ogni minuto, ogni secondo. Sì, cara, ve ne vorrò in eterno. E se il cielo lo vorrà, non passerà tanto tempo. Le sale a Venezia nel 700 sono 20, ci sono 20 teatri a Venezia e ci sono nei momenti in cui Venezia sta letteralmente crollando su se stessa, in cui l'economia sta andando a scatafascio. In un momento dei più neri in realtà si cerca in tutti i modi possibili di esorcizzare quello che sta accadendo a livello economico. La storia di Mirandolina, la locandiera, penso che la conosciate più o meno, in cui una donna che vive del proprio lavoro onestamente, che non ha nessuna intenzione di sposarsi, non ha nessuna intenzione di entrare in quelli che sono i canoni ufficiali della società, vive in questa locanda toscana. Questo è il primo forestiere capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Maritarmi, non ci penso nemmeno. Vivo la mia vita onestamente. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di queste caricature d'amanti spasimanti. E voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere, conquassare questi cuori barbari, duri, che sono nemici di noi donne, che siamo la più bella cosa che abbia mai prodotto la bella madre natura. Oh no? Bene, noi vi la
lasciamo qua, potete capire cosa vuol dire nel Settecento dire queste parole in una società settecentesca, per cui capite che cosa vuol dire lavorare in teatro, capite che cosa vuol dire quando esistono dei governi che minacciano l'istruzione e la cultura, e quindi rifatevi a Eschilo e saprete che cosa bisogna fare con i teatri.